C'è una fila di pullman parcheggiati là e anche là. Questo qua è dell'Emilia Romagna. Pullman siciliano. C'è la Basilicata. Ma anche lei è venuto per San Morino? Sì, sì, sì. E ora? E ora andiamo a vedere che si tratta. Centrodestra è in fermento, nascono movimenti ad ogni ora e oggi a Chianciano si apre la prima convention del MIR, Moderati Italiani in Rivoluzione. E il leader è lui, Giampiero Samorì, 54 anni, di Modena. Imprenditore, editore, banchiere, l'anno scorso è entrato anche nell'azionariato di Mediobanca. Anche se è uscito fuori dal cilindro da appena un mese, Samorì si candida contro tutti a raccogliere l'eredità di Berlusconi. Devo dire che sono molto emozionata perché... Quante persone si aspetta oggi? Oggi nel pomeriggio saranno circa 4.000 persone. 4.000? Sì, e domani ci aspettiamo 10.000 persone. Conosciamoli meglio questi sostenitori del nuovo che avanza. Noi veniamo dalla Catania ma rappresentiamo tutta la Sicilia. Abbiamo portato 5 pullman. 5 pullman? Certo, più altre 40 persone sono venute con i mezzi propri aerei. Che cos'è il distintivo? Di ardimento. Ardimento? Sì. No, ero curioso. Forse nelle forze armate, ma adesso sono un imprenditore. Massone? Per carità. E che cos'è? Triangolino? Un regalo di qualche amico. Posso fare il bacio a mano? Per carità. Grazie. Lei è dei funzionalisti? Sono funzionalista, però questo è l'ordine di Malta. Io sono Gianni Improta, ex calciatore, quindi realizzai nel 76 un gol che portò la Calabria in Serie A con il Catanzaro, quindi siamo tutti con Samorì. Tutti. Quanti siete? Da quando... Voi siete venuti milioni. In quanti? No. Siamo milioni. Quando abbiamo visto quella professione di Silvia? Io sono il presidente provinciale del PDL provincia di L'Aquila. Perché sostenete Samorì? Sosteniamo Samorì perché la politica non debba essere per professionisti, per specialisti, ma la politica sia un lavoro al servizio della gente. Questa è la squadra dei giovani di Angelino Alfano, Cicchitto, Gasparri, Giovanardi e La Russa. Che progetti nuovi possono portare? Cosa possono dare di contributo che non abbiano già dato con questi risultati? Ma Samorì non ha cercato solo giovani virgulti. Perché si lamentava? Perché non mi piace che il passato che c'è stato prima non era meglio di adesso. E non c'è solo Stefania Craxi, c'è anche lui. Sono stato invitato e poi devo dire la verità che abbiamo anche, io domenica, no, non domani, la prossima, presento a Milano lì al Teatro Nuovo il mio movimento che è d'opinione, che si chiama. Quindi si candida anche lei? No, il mio movimento d'opinione non è partito, ci mancherebbe altro. La gente è rimasta, diciamolo senza presunzione, un po' orfana dopo il TG4. Benvenuti, la prima sera della convention finisce così, cibo a volontà. Ma è il giorno dopo che Samorì aspetta il pienone. Irene Gionfrida, prego. È questa la rivoluzione? E sul palco salgono i personaggi più disparati. Lei viene da dove? Beh, dall'Italia, siamo il fondatore dei funzionalisti, sono il gruppo maggiore che c'è qua dentro. I funzionalisti? Sì. E che cosa? Primo gruppo a tema politico di Facebook, 51.000 persone. Servono politici e amministratori molto più coraggiosi e responsabili. E allora io che insegno astronomia vi dico che se guardate la notte stellata, il grande carro... Senta, lei da dove viene? Da Roma. Ma e come mai è venuta qua? Ci hanno portato a sentire questi che parlavano. Ma chi sono questi? Che ne so? Chi va a fare politica la deve fare con i soldi loro, non con i soldi nostri. Ho capito, ma infatti Samorì è ricco. È ricco Samorì. Samorì. Ha presente chi è Samorì? Ho capito, ma voi siete venuti qui per sentire Samorì? Sapete chi è Samorì? Sapevate cosa vuole? Perché siete venuti qua? Ci hanno portato qui. Sentimo quello che dice. Ma chi vi ha portato qui, scusi?
centro anziani. Noi siamo del centro anziani. Ci ha portato a sentire questi qui. Del centro anziani? Sì, di Roma, centro anziani. Io sono venuto così, per vedere, che tanto sono sempre la stessa strada, gli stessi sono, sempre quelli. Avvocanza Mori, sa che alcune di queste persone non sapevano nemmeno che venivano ad ascoltare lei? No, questo non lo so, io mi pare dagli applausi di pensare che non sia come lei dice, poi se qualche persona non sapeva di venirmi a ascoltare non lo so. Anche voi siete venuti non sapendo che venivate a sentire Samori? Sì. Veramente? Sì, così. Vi hanno fatto firmare qualcosa? No, no, io non firmo. No. Perché stanno raccogliendo le firme per la candidatura, eh? Sicuramente non avranno la mia. Grazie. Questi sono i moduli. Questi sono necessari per presentare la propria candidatura. Sta andando molto bene, devo dire. Tra ieri e oggi abbiamo raccolto veramente tanto, quindi... Siamo sopra le 7.000, Paolo. Su quanto? Sopra le 7.000. Accidenti, complimenti. Grazie. I documenti, no, no, ma per quale motivo? Ah, boh? Ah, non ci hanno detto di firmare, abbiamo firmato in nero. Ma come in nero? Abbiamo firmato per il partito, eccolo qua. Quale partito? Non c'è partito. È un partito quello, perché? Quello che c'è là è scritto nella bandiera. Ieri è un partito, no? Boh, non lo so, non sappiamo niente. Non lo saccio. Voi dove siete? Di Roma. Siete venuti qua per sentire Samori? Mandare a casa Monti. Questo è il motivo per cui siete qua? Sì, perché noi siamo piccoli pensionati e ci ha messo col sedere per terra. Se compriamo le scarpe non mangiamo e se mangiamo non se compriamo le scarpe. E Samori che c'entra in tutto questo? Samori, che ne so, fa parte della stessa minestra. Di chi? Di Monti. Di Monti. No. E voi siete venuti qua a sentire lui? Samori chi è? Da dove venite? Cagliari. Chi ha organizzato la vostra trasferta qua? In un centro, per anziani che andiamo. Ma un centro per anziani ha organizzato una gita? Quindi aveva detto venite a Chianciano, fanno una gita. No, c'è una questa gita per il conto questo... dei partiti, non so. Penso che sia una gita. Comunque la signorina ha ragione. Siamo venuti per una gita perché non sapevamo neanche che cosa stavamo venendo. No, io no. Ci hanno detto solamente che era una questione umanitaria, Orlus. Sì, esatto. Ci siamo accorti che c'entra niente. Posso chiedervi quanto avete pagato? Niente. No, sì, pagavo pure, se devo pagare mi facevo ridare i soldi. Anche a lei le hanno detto che veniva a sentire. Io sono responsabile del centro anziani. E anche a dire queste cose non mi sta bene. Sì, ma perché avete all'altra televisione pure? Ma siete venuti apposta a fare questo servizio? No, l'altra televisione avete detto le stesse perché cose. Perché ci hanno ingannato, ci hanno detto che era una questione. Oh, scusi, lei vi ha detto tutto qua. Non è Samori che vi ha preso in giro. Ma chi è Samori? Io neanche ho detto benissimo, cioè, ma ci sarà qualcun altro che vi ha invitato. E poi c'è un problema qua. No, ci informeremo per sapere chi è. Certo, dai, non si può fare una cosa. Mi dispiace. A noi anziani poi. No, capisco perfettamente. Guarda, perché ci stanno parecchi giovani, io sono dei giovani. Io sono giovane pure io. Si vede. Adesso mi informo e ci sapremo far parlare. Mi scuso tantissimo. No, per carità, no. La convention è finita, ma le sorprese no. Adesso noi siamo usciti, ci siamo scannati per la borzetta. Faccia vedere. E pranzo niente, cavolo, capito? Questa è la prima fregatura del partito. Guarda. Che c'è? Faccia vedere, tiri fuori. Basta, è un panino, è una bottiglia. Madonna santa, è stata a fare tante cose. Beh, alle 4 ci ha fatto alzare. Perché alle 5 è partito il pullman, con mezzo chilo di spaghetti crudi. Sono tutti ladri, che i soldi nostri vanno a mangiare in trattoria. Alle 4 questa mattina ci hanno fatto. Lui deve andare a Bologna a farsi via i voti, che qui a Roma non li prende. Guarda che ci hanno dato. Le 4 del mattino, bravi. E prendendolo pure il voto. Però una gran politica però, Si devono solo più vergognare. Andiamo. Ciao, grazie.